Questo film è andato in una direzione che ha sicuramente sorpreso tutti, sia in senso positivo che in senso negativo, ed il mio cervello è ancora fritto per quello che ho assimilato. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non! Io sono DandySim98, benvenuti in questo mio nuovo video! Mi sono precipitato al cinema a vedere Tenet, ultimo film scritto e diretto da Christopher Nolan e primo film importante per quanto riguarda un'uscita internazionale nelle sale cinematografiche, pubblicizzato per il grande pubblico. La Warner Bros. Infatti punta enormemente sull'uscita di questo film per cominciare a riportare pubblico in sala. La recensione è uscita oggi perché negli ultimi giorni sono rimasto occupato e chiedo scusa per l'attesa. Ne approfitto anche per dirvi che siccome adesso le visioni in sala sono tornate ad essere costanti, io voglio stare al passo per quanto riguarda le recensioni. E stando al passo sia con le recensioni che con il cinegiornale, ho delle difficoltà ad essere al passo con il fact time. Per questo con il fact time non posso essere preciso ed è questo il motivo per cui non l'ho ancora fatto uscire, dato che è un video sostanzioso da girare. Così non posso essere preciso con il fact time nel giorno specifico ed è per questo motivo per cui non l'ho ancora fatto uscire, perché si tratta di un video molto sostanzioso da girare. Per questo il fact time arriverà nei primi giorni di settembre e chiedo scusa per non essere preciso come avevo detto prima. Ma bando alle ciance ed iniziamo immediatamente a parlare di Tenet. Il film parla di un agente segreto che deve assolutamente salvare il mondo da una minaccia peggiore del disastro nucleare, anche se non gli viene ancora rivelato nello specifico che cosa. Sono sbucati degli oggetti formati da un materiale che permette alle persone di compiere delle azioni che ribaltano il tempo. Non si tratta di un viaggio nel tempo tradizionale, ma di azioni che vengono compiute al contrario. Immaginate di combattere al contrario e di venire trapassati da un proiettile che viaggia alla stessa velocità di quando si spara in maniera normale, con la differenza che il proiettile vi entra nella carne mentre quest'ultimo sta cercando di entrare nella pistola invece di uscire dalla pistola. Il nostro protagonista, per trovare il trafficante d'armi formate da questo materiale, si dovrà rivolgere ad una donna misteriosa che a sua volta ha bisogno di un grande aiuto. Il film di Nolan è stato pubblicizzato con assoluto mistero, per questo vi avviso che rivelerò, senza fare veri spoiler, i ruoli dei personaggi che fino all'uscita del film sono stati tenuti nascosti, fatta eccezione per il protagonista. Nel caso non volete sapere nemmeno questi dettagli, allora sconsiglio l'intera recensione fino a quando non vedete il film. Parliamo prima di tutto della regia. Dal punto di vista visivo, il film è una meraviglia assoluta per gli occhi, specialmente nelle scene d'azione che sono realizzate con una maestria che lascia a bocca aperta. Anche perché sono realizzate con un'innovazione tecnica non indifferente. Nolan, infatti, non si limita a mostrare dei combattimenti che vanno all'indietro, e vi garantisco che già solo questo vi mozzerà il fiato, ma fa anche delle ramificazioni con il tempo che sono veramente assurde. Tu vedi un personaggio che sta facendo dei movimenti normali mentre tutte le persone attorno a lui, e compresi gli oggetti del l'ambiente circostante vanno al contrario. E voi direte: e che c'è di strano? Sarà difficile, ma oggi con la computer grafica si può fare di tutto. Il green screen risolve ogni problema. Nolan non ha utilizzato green screen. Nolan ha girato le scene attraverso l'uso di coreografie ed effetti pratici, senza l'utilizzo di computer grafica. Tutto quello che vediamo è realmente girato. E nelle scene in cui pensi no, non è possibile che l'abbiano girato in maniera pratica, tu non riesci veramente a percepire come diamine possono aver fatto la scena. È qualcosa di fenomenale. Tutti parlano della scena dell'aereo che è stata girata sul serio, ed in effetti è una scena potentissima girata da Dio che non era mai stata realizzata prima d'ora. Però la scena dell'aereo non è il momento visivo che più sconvolge nel film, per farvi capire.
dal punto di vista puramente visivo si sta parlando di un'opera unica, mai realizzata prima ed assolutamente perfetta. Ed ogni singolo momento d'azione viene valorizzato da un sonoro che è di un impatto talmente potente che ti sembrerà di essere direttamente dentro il film. Riesci ad avvertire ogni singolo tocco, ogni singolo piccolo suono, è incredibile. È uno dei montaggi sonori più potenti che abbia mai sentito, e stare in una sala cinematografica ad avvertire tutto ciò è stata un'esperienza straordinaria. E se eravate preoccupati dal fatto che le musiche stavolta non fossero curate da Hans Zimmer, state tranquilli che Ludwig Göransson, perdonate la mia pronuncia, ha fatto un lavoro che non ha nulla da invidiare al suo collega. La colonna sonora ti travolge totalmente ed è solo la ciliegina sulla torta di ciò che ho appena descritto. Il cast è fenomenale, John David Washington ha veramente una grandissima espressività, superiore a mio avviso di quello che avevamo visto in Black Gasman, ma davanti a lui non sfigura invece Robert Pattinson, il quale invece è più contenuto rispetto a Washington, ma questo perché deve far trasparire fermezza e sicurezza che riesce incredibilmente a mantenere anche nei momenti in cui riesce a mostrarsi completamente sbalordito e sorpreso di fronte a tutto ciò che sta succedendo. Dato che il film è pubblicizzato per il grande pubblico, una bella fetta di pregiudizio nei confronti di questo attore comincerà a sparire grazie a questa bellissima performance. Tuttavia, ancora più brava di loro è Elizabeth Debicki, perdonate ancora la mia pronuncia, la quale trasmette con i suoi occhi una freddezza che allo stesso tempo contiene una rabbia repressa. Il modo in cui guarda ciò che percepisce intorno a lei mi ha veramente preso in un modo assurdo. Ma l'attore che buca veramente lo schermo e che secondo me ruba la scena a tutti è Kenneth Branagh nel ruolo dell'antagonista. I suoi occhi sono di un glaciale talmente forte che ti penetrano l'anima. Quest'uomo è capace di inquietarti in ogni singolo secondo, anche nei momenti in cui dovrebbe essere calmo. Ogni volta che lo guardi ti trasmette solamente un forte senso di corrosione, un forte senso di distruzione, è perfetto! Quindi ragazzi, avete capito, nell'aspetto tecnico e nella recitazione Tenet non ha nulla che non vada. Sulla sceneggiatura... Anche lì ho molto da dire e non so da dove iniziare. L'opera ha una particolarità che non mi aspettavo, è estremamente complicato. Ma se pensate che sia complicato come Inception o Interstellar, nel senso che tu capisci benissimo quello che stai guardando, però ogni tanto ci sono alcuni dialoghi che ti fanno un po' perdere il filo del discorso perché appunto sono un po' difficili. No ragazzi! Tenet è volutamente costruito per renderti le cose difficili. Ma in che senso? Il film è diviso in tre parti. La prima parte ricorda molto Inception. Ti destabilizza per i momenti che accadono in maniera molto forte e diretta. E ti mostra delle cose complesse ma che riesci a capire e che allo stesso tempo ti intrigano perché vuoi sapere come andrà avanti il film, dove vorrà andare a parare. I due agenti segreti al centro del film non sono delineati, non vengono ancora approfonditi, viene semplicemente mostrata la loro abilità e viene evidenziato il loro comportamento davanti a tutto e vengono mostrati in maniera carismatica, per questo continui ad essere curioso di come si comporteranno e come reagiranno e soprattutto chi sono, che cosa hanno dentro da nascondere. Tra l'altro complimenti a l'ironia. È poca, ma comunque ti alleggerisce un attimo la particolarità di quello che stai guardando senza che il film smetta mai di essere serio. È messa sempre al momento giusto, non stona mai. Quindi i personaggi non sono ancora delineati, però a un certo punto Nolan tira fuori il personaggio di Cat.
Una donna che non ama più suo marito, ma avendo aiutato quest'ultimo a truffare, è ricattata affinché resti sempre con suo marito. Lei rimane con lui sia per il ricatto e sia perché vuole troppo bene a suo figlio. Ma per quanto lei ami suo figlio, non può fare a meno di sentire la privazione della sua libertà. Ed una persona che non è libera non può manifestare il suo amore come vorrebbe perché si sente oppressa. Cat mostra in tutti i modi la sua profonda maternità e la sua continua ricerca di emancipazione. E la sua condizione tocca profondamente, tanto da coinvolgere lo spettatore in modo totale nella storia. Successivamente viene mostrato l'antagonista Andrei Sartor, il quale è tremendamente possessivo. Non riesce a sopportare la separazione dalla moglie e per questo le impedisce di lasciarla andare, perché nessun altro a parte lui deve averla. Il modo in cui lui viene mostrato è profondamente inquietante e realistico, mostrando tutta la cattiveria della possessione, che può sicuramente essere collegata al maschilismo, ma che allo stesso tempo si estende a qualcosa di ancora più grande. Con quello che non vi svelo e che verrà mostrato successivamente, Andrei Sartor è, secondo me, uno dei personaggi più belli scritti da Nolan. Un cattivo con i contromaroni veramente giganteschi. Durante la sua apparizione, così con il rapporto tra lui e sua moglie, in questa prima parte comincia a pensare: ah, adesso il film è stato ben delineato ed io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Contemporaneamente a questa vicenda compaiono i primi segni del viaggio nel tempo. E all'inizio sei tremendamente curioso, perché oltre allo stupore della meraviglia visiva c'è questo mistero, e per questo all'inizio le scene del viaggio nel tempo ti coinvolgono veramente parecchio, perché tu sei curioso di come verrà risolta la faccenda. E per risolta non intendo per forza spiegata, che ti dice praticamente ogni singolo dettaglio, no, semplicemente sei curioso di vedere in che modo il tempo agisce e in che modo influenza le persone e tutto ciò che sta succedendo. Tuttavia, da quando inizia lo scontro con l'antagonista, arriva una parte centrale in cui è incredibilmente difficile capire che cosa sta succedendo. Nel film ci sono un sacco di dialoghi sul tempo che sono molto complicati, e allo stesso tempo tutte le situazioni che avvengono non sono mai chiare. Non fraintendete, non è lento, anzi ci sono un sacco di scene d'azione, ma vengono introdotte in un modo talmente strano che ti destabilizzano. Non c'è alcuna spiegazione lineare. Ma non si tratta di quella classica cosa in cui la trama ha vari elementi ed alcuni vengono impostati apposta per fare in modo che tu non capisca quello che possa essere successo, tra cui anche degli elementi importanti, e tu devi rifletterci bene per arrivarci. No, proprio ogni singola cosa che succede ed il motivo per cui succede è messa in modo che tu non la capisca subito o non la capisca affatto. Nolan mette tante cose in mezzo per crearti difficoltà e lascia un unico spiraglio che può essere comprensibile a primo impatto grazie all'intuizione. E con le cose comprensibili grazie all'intuizione tu puoi ancora essere catturato da delle scene, ma meno di prima, perché c'è un problema. Prendiamo come esempio Cosmopolis di David Cronenberg. Si tratta di un film diversissimo da Tenet perché è un'opera drammatica che si basa quasi unicamente sui dialoghi. Anche se la trama è chiarissima, i dialoghi di questo film sono molto intellettuali e molto difficili. Ma anche se questi dialoghi sono difficili da comprendere, quando tu spremi il cervello vuoi arrivare al succo, e ci arrivi al succo, al significato che il film ti vuole lasciare. Prendiamo come esempio ancora più estremo Mulholland Drive di David
David Lynch. È un film che non ti spiega nulla della trama, strutturato in un modo che tu non riesca a capire se le scene avvengono prima o dopo, perché avvengono e che cosa diamine è successo. È un casino, un trip mentale incredibile. È un film completamente destrutturato che con il tuo cervello devi ricostruire. Tu devi ricostruire la trama impegnandoti e allo stesso tempo, una volta che hai ricostruito la trama, riesci a sviscerare il significato del film, riesci a comprendere il significato del film attraverso cui tu puoi dare diverse interpretazioni. Tenet, in questo momento centrale che dura tantissimo e in cui vengono introdotte nuove cose sul tempo, diventa un film in cui tu ti devi veramente scervellare per capire che cosa sta succedendo e perché, ma senza che tu allo stesso tempo debba capire il significato del film. Tu devi farti il cervello fritto solamente per capire la trama. Nolan vuole sperimentare il fatto che lo spettatore pensi costantemente al film, tanto da spingerlo magari a rivederlo più volte per comprendere il tutto, proprio come un puzzle molto difficile. Ma se tutto ciò mi serve solamente a capire il meccanismo della storia, allora questo diventa un giochino eccessivo e non necessario. Nolan voleva essere innovativo, ma francamente penso che bastava semplicemente il modo in cui ha utilizzato l'elemento del tempo per far urlare wow allo spettatore in un modo mai visto prima, sia sul campo visivo che nel campo concettuale. Se invece sono continuamente occupato a cercare di capire il film, quando alla fine il premio di questo sforzo è semplicemente bravo, hai capito la trama, senza che venga aggiunto qualcosa al suo significato, tutto ciò non mi immerge nel film, ma mi distrae dal film. Ed anche se Nolan lascia spazio all'intuizione per crearti quella componente emotiva di questo film che è complicato 3 volte di quanto era Inception, il fatto che in questa parte centrale continui a non caratterizzare i personaggi, i 2 personaggi protagonisti, mi toglie ancora di più quella componente emotiva che Nolan vorrebbe farmi provare. Non dico che la mia emozione è stata niente, anzi ci sono stati dei momenti in cui ho provato dell'ansia, ma quest'ultima poteva essere molto più forte se non fossi stato continuamente occupato da una frase nella mia mente che continuava a ripetere: che cazzo sta succedendo? E Nolan continua e continua, tanto che a un certo punto ho perso la pazienza perché mi è venuto mal di testa. Non fraintendete, non è che io non accetto le cose complicate e non originali, anche perché i film che ho citato prima, con cui ho paragonato Tenet, li amo tantissimo. Però complicare così tanto la trama, in questo caso, non lo trovo necessario o stimolante per approfondire il film. Per altre persone potrebbe sicuramente essere più stimolante e divertente, mentre per me, in questo caso, c'è stato un forte contrasto con il film in questa seconda parte. Tuttavia, senza spoilerare, improvvisamente il film assume un tono diverso nell'ultima mezz'ora. Diminuisce il suo aspetto complicato, senza diventare super esplicito, ma con meno difficoltà di comprensione, che diventa molto simile alla prima parte per delineare totalmente il significato della storia e dei personaggi. Non spiega la confusione che hai visto prima, però oltre a mostrarti delle cose ben articolate, ti lascia anche degli elementi che puoi interpretare a tuo piacimento, che però, oltre alla trama, scava nel significato. Ed è proprio in questa parte che il film torna ad un ottimo livello di scrittura e torna a coinvolgerti tanto emotivamente, riflettendo sul complesso di inferiorità dell'uomo e sull'idea che noi abbiamo delle nostre azioni senza valorizzarle come dovremmo fare. Tuttavia, per analizzare bene la terza e
ed ultima parte dovrò spiegarla dettagliatamente. Quindi nel caso non vogliate sapere questi spoiler, andate nel minuto indicato sotto al riquadro. Una delle cose che più ho amato nel film in generale è il cattivo, soprattutto quando viene rivelato il suo intento. Si tratta di un uomo con una malattia terminale che ha preso una bomba che cancellerà l'esistenza di ogni essere umano nella Terra. Questa bomba sfrutta il tempo per cancellare l'esistenza di ogni essere umano e ricreare una Terra totalmente nuova, che praticamente è fuori dalla nostra linea temporale. Il cattivo ha praticamente comunicato nel futuro, il quale è un mondo arido e pieno di distruzione che è stata causata dal genere umano. Per questo il futuro vuole che Andrei uccida tutti in modo da creare nuovi esseri umani che dovrebbero cambiare il mondo. Andrei accetta perché per lui la nostra umanità non ha futuro. Lui è un bastardo che ha passato la sua vita ad opprimere le altre persone per sopravvivere ed in base a queste sue esperienze è convinto che il genere umano non possa sopravvivere. Ripeto, solamente in base alle sue esperienze, solo le sue. Un uomo che ha perso la fede nel genere umano, ma che in base alla sua ricchezza raggiunta si permette di pensare di essere l'unico a poter giudicare il mondo e l'unico a poter decidere se questo possa sopravvivere o meno. Ma questa sua incapacità di credere nelle altre persone lo porta ad essere incapace di provare affetto per sua moglie e per questo confonde l'amore con oppressione e adorazione. Lui morirà malato e nessuno potrà godere del mondo se lui non avrà una morte normale. Per questo se lui morirà prima anche il mondo. Andrei rappresenta quell'uomo egoista che vede il mondo in modo negativo solamente come scusa per trattare gli altri esseri umani in modo inferiore e per decidere cosa fare di essi. Ma sua moglie non ci sta. Lei trasforma la sua disperazione in rabbia e fermezza, uccidendo suo marito ed ottenendo finalmente la libertà. Ripeto quello che ho detto prima, il simbolo totale dell'emancipazione che distrugge totalmente l'oppressione, un momento che ti coinvolge al massimo. Inoltre il film spiega il significato dei due agenti buoni alla fine, perché i due personaggi principali hanno un valore simbolico e vengono introdotti in maniera dettagliata solamente alla fine, proprio come la linea temporale del film che funziona all'inverso. Geniale! Prima di tutto il protagonista, il quale non viene chiamato per nome ma viene chiamato proprio il protagonista per un motivo preciso, vuole rappresentare quella persona che crede nel genere umano e che diventa sempre più forte ricordandosi del proprio passato e prendendo le redini nel futuro. Per questo non ha un nome, perché è lo spettatore a dare al protagonista un nome, perché tutti noi siamo protagonisti del nostro tempo. Il fatto che il protagonista sia colui che sfrutterà tutto affinché accada il passato che lo ha fatto crescere è proprio colui che praticamente si basa sulle esperienze del proprio passato per riuscire a far ripartire un futuro migliore. Chiunque sfrutti appunto l'esperienza del passato per creare un futuro migliore. E a chi si affida il protagonista? All'agente Neil, il quale ha addestrato nel futuro per inviarlo nel passato per aiutare il se stesso più giovane. Neil, almeno per quello che ho visto io, è la rappresentazione della nuova generazione che crescendo rimedierà agli errori fatti nel passato dalle altre persone. Ed il film la butta su una cosa: noi siamo così concentrati sui disastri che sono avvenuti in passato che ci dimentichiamo di quelle persone che hanno impedito che dei giganteschi disastri siano avvenuti sul serio, che avrebbero peggiorato le condizioni del nostro mondo. Ed è questo il vero suo
trucco che manda avanti la vera storia del genere umano. Non sono i disastri a mandare avanti il nostro mondo, ma sono le persone che si impegnano affinché non accadano questi disastri, e solamente continuando a lottare affinché i disastri non accadano, il nostro mondo continuerà a vivere e ad evolversi. Ed in tutto ciò il film continua ad essere intricato, continua a scervellarti, ma senza essere nell'esagerazione della parte centrale, come per esempio la riluttanza del generale a sparare i due protagonisti, perché forse la soluzione totale non è l'ignoranza, la soluzione vera è che ci sia abbastanza testimonianza del passato per andare avanti nel futuro. Questa è almeno l'interpretazione che mi è venuta in mente, e a volte i collegamenti intricati che ci sono, molto dettagliati, non sono proprio perfetti a causa di faglie temporali. Una cosa per niente chiara, per esempio, è: se la ragazza ha ucciso suo marito, ha ucciso l'antagonista nel passato, come ha fatto tutto il resto che abbiamo visto nel film precedente ad avverarsi? Questo potrebbe mandare in confusione lo spettatore, ma penso che c'entri il paradosso. E penso che anche il paradosso sia un modo per evidenziare il fatto che gli esseri umani fanno delle cose che sono prive di ogni concezione, prive di ogni logica, che quando tu le ascolti, le guardi, dici: ma com'è possibile che questa cosa sia avvenuta? Nessuno si aspettava che succedesse. Eppure questa cosa che l'essere umano è capace di fare può anche essere qualcosa di incredibile, che è proprio dell'essere umano, perché sapete che cosa si dice spesso? L'essere umano, magari per emotività, magari per altro, fa delle cose che sono al di fuori dalla logica, e queste cose che sono al di fuori dalla logica forse possono mandare avanti la nostra storia. Per questo qui il significato del paradosso, che è in grado di mandare avanti le azioni temporali che poi influenzeranno tutto. Tutta questa parte finale è proprio ciò che avrei voluto da Nolan anche nel momento centrale, perché ha trovato il giusto equilibrio tra caratterizzazione, significato, cripticità ed interpretazione, a differenza del secondo terzo del film, che punta troppo sulla cripticità. Ma nonostante il grosso difetto della cripticità, Tenet è un film che vuole essere fedele all'autorialità di Christopher Nolan, ma che allo stesso tempo vuole portare agli occhi dello spettatore qualcosa che non ha mai visto prima, un esperimento veramente particolare. Anche se potrà ricordarvi Inception, è qualcosa che va al di fuori di qualunque film che non porti la firma di Christopher Nolan, e che comunque aggiunge un tassello nuovo alla sua filmografia. Qui vedo delle persone che si lamentano del fatto che il film ricorda appunto delle precedenti opere di Christopher Nolan, ma l'autore rimane sempre fedele a se stesso. L'importante è che continui ad essere originale rispetto agli altri, e comunque in questo Tenet si vede un'evoluzione, si vede qualcosa che Nolan non aveva mai tentato prima, o che comunque aveva tentato ma senza portarlo a livelli come questi, a una concezione come questa. E per quanto la sua eccessiva cripticità in delle parti lunghe non lo rende uno dei migliori lavori del regista secondo me, comunque c'è una grande innovazione tecnica, un continuo tentativo di sperimentare e dei significati simbolici che, al di fuori dell'enorme cripticità temporale in delle parti lunghe, comunque c'entrano pienamente il significato e quello che il film vuole raccontare, con qualcosa di veramente interessante, con delle concezioni bellissime. La particolarità di questo film potrebbe essere il motivo per cui potreste amarlo, così come il motivo per cui potreste odiarlo. Una cosa è sicura: si tratta di qualcosa che vuole portare un nuovo modo di comunicare allo spettatore, o per
perlomeno qualcosa di raro che non si vede molto spesso, specialmente in un film ad alto costo rivolto al grande pubblico e che per questo va visto a prescindere. Un'opera che potrà farvi molto discutere e fatemi sapere nei commenti che cosa voi ne pensate, se siete d'accordo, che cosa avete interpretato e nel caso vogliate spoilerare, avvisate per le persone che non hanno ancora visto il film. E soprattutto un'opera che va vista al cinema, perché dal punto di vista dell'azione e della regia è una delle opere più potenti degli ultimi anni che vi lascerà a bocca aperta ogni volta che qualcuno sparerà o che tirerà un cazzotto. In conclusione, definisco Tenet un'opera ottima e davvero coraggiosa, per questo precipitatevi al cinema. Perfetto, questa era la mia opinione su Tenet. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Sono DandySinema98, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!